l'incanto di questa riviera. Tornerai perché in Romagna hai lasciato il tuo cuore. Tornerai sul mar, ogni bimba italiana e straniera. Tornerai a cercare il ricordo di un sogno d'amor. Tornerai, lo so. Bimba italiana e straniera, tornerà a cercare il ricordo di un sogno d'amore. San Mauro non solo storia, tradizione e mare, ma anche ottima cucina. Oggi puntata dedicata alle vongole. Come si pescano, come si cucinano. Tutto a posto, Sergio? È tutto a posto? Sì, sì, sembra che l'abbia fatto ancora. Magari... Beh, non l'abbiamo presentato, però è Hermes del Vecchio che magari in questo momento sta lavorando. Stanno operando un attrezzo che era di mio nonno. Hermes, tutto a posto? Vieni verso di noi, ecco, vedi? Qualcosa ha preso. Non molto, ma qualcosa c'è. Hermes del Vecchio che ha lavorato intanto che noi stavamo raccontando. Sì, sì, ho fatto un mezzo chilometro soltanto, non di più. Mio nonno era abituato che andava fino alla colonia Agip, quindi fatti i conti, la fatica che facevano. Questo però di solito si faceva la mattina presto. Sì, sì, anche perché insomma sotto il sole non è che sia una cosa ideale, il fresco del mattino aiutava tanto, insomma. Magari qualcuno andava anche di sera, ma era qualche pasto che non ne aveva mai abbastanza. Tutto lì. Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso delle vongole che non sono neanche male, diciamo. C'è qualche un po' di costa, qualche costa vuota, qualche conchiglia, vabbè, comunque ci può stare. Una tiratina di 10 minuti. Però soddisfatti, se si va avanti così, in un'ora se una mangiata si raccoglie. Ecco, diciamo che è un piatto di tagliolini. Sì, spaghetti o tagliolini con le vongole. Ci scappa. Ci scappa sicuramente, tanto per fare il sugo bastano. Ecco, magari dopo raggiungeremo uno chef qui proprio della zona che ci spiegherà anche come realizzare il nostro piatto diversi, di portata. Poi, Va bene, io se... Se volete ve lo posso fare anche io il sugo, però adesso non è il momento, dai. Dai, la prossima volta. La prossima volta, giudicato. Rompi la tua chitarra e non cantare. Strada tutta bianca, poche case, la mia gente, e c'è tanta, tanta terra che non rende quasi niente, ma di sera l'osteria ci facciamo la partita, e nel buio c'è Maria dalla bocca appassionata. La mia gente,
vuole bene. La gente mia che mi sa chitarra e non cantare, perché mi fai venire la nostalgia. La notte troppo lunga mi fa impazzire, voglio tornare per sempre a casa mia. C'è una strada tutta bianca, poche case, la mia gente, e c'è tanta, tanta terra che non rende quasi niente. Ma di sera all'osteria ci facciamo la partita, e nel buio c'è Maria dalla bocca. La mia gente che mi vuole bene, la gente mia che mi sa capire, la mia gente che mi aspetta ancora, la gente mia. Ristorante Oasi, anche oggi con il nostro chef Ismael, al quale diamo il nostro benvenuto. Ciao. Ismael, oggi ci preparerai un tagliolino alle vongole. Vongole e pomodorini. Naturalmente abbiamo le vongole, pomodorini, il nostro spicco d'aglio, tagliolino fresco, sale, prezzemolo, peperoncino e olio d'oliva. Ok, un giro di olio. Mettiamo il nostro aglio, questo circa è per due porzioni, via, circa. Ok, facciamo andare un po' l'aglio, facciamo soffriggere un po'. Un piccolo suggerimento anche a chi ci segue, sì. No? Per fare spurgare, sì, come si suol dire, le nostre vongole, un consiglio? Tenute un po' a bagno acqua e sale, ogni tanto cambiargli l'acqua, rimettergli il sale e poi quando è ora di usarle dargli delle belle lavate sotto l'acqua fresca, in modo che tutta la sabbia che hanno... In questo caso abbiamo buttato giù le nostre, sì, vongole. Adesso possiamo mettere tutto assieme, diciamo vongole, pomodorini, un pizzico di sale, così si insaporisce tutto assieme. Pomodorini, un pizzico di sale per salare i pomodorini, perché le vongole non avrebbero bisogno del sale. Invece mettendoci i pomodorini dobbiamo un andare a salare un pochino per insaporirne, sì, un pochino di più. Dopodiché insipidi. Lo copriamo, sì, il nostro, copriamo la nostra padella, la mettiamo su un fornellino leggermente un po' più basso da dare in modo... Ecco, c'è chi in questo caso lo sfuma con del, sì, vino bianco. Io non, tu cosa io consigli? Lo metto perché non mi piace il sapore del vino, diciamo la vongola sfumata col vino. Io la faccio andare così senza sfumare.
niente. Diciamo che ci accorgiamo che sono pronte quando, sì, si quando aprono. Sì, quando sono aperte, quando hanno fatto questo. Le teniamo un po' a fiamma bassa in modo che la vongola abbia il tempo di aprirsi e di lasciare un po' di liquido, perché altrimenti rischiamo di bruciare tutto se non gli diamo il tempo di fare, diciamo, la sua acqua. In questo caso noi abbiamo, insomma, preparato il nostro tagliolino, che è, sì, insomma, la pasta fatta in casa qui, sì, in Romagna e nella fada regina. Sì. Quindi farina, uova, un pizzico, sì, di sale. Ma neanche, solo farina, uova e poi basta, insomma, la prepariamo la nostra pasta fatta in casa. Però questo sugo noi lo possiamo comunque abbinare anche benissimo, sì, sì, ad uno spaghetto oppure una penna qui, o qualsiasi, a ognuno a piacimento, in base alla pasta che a uno piace, la vongola va sempre bene con qualsiasi tipo di strozzapreti, spaghetti, tagliolini, maccheroncini. Il sugo è un sugo molto veloce. Molto veloce, sì, molto veloce. Quindi intanto che tu prepari, diciamo così, il condimento, sì, l'acqua già sul messo fuoco, su, una volta che bolle l'abbiamo, si butta salata la nostra pasta. Ok, appena il sugo è pronto, infatti sta cominciando a fare la sua acquetta. Lasciamo coperti. La fiamma deve essere una cosa media, né bassa, perché altrimenti si ferma tutto e non si aprono mai, ma neanche alta, perché altrimenti bruciamo tutto. Però così ci siamo, loro cominciano a aprirsi. L'acqua pronta, bolle, prendiamo i nostri tagliolini. I tagliolini fanno presto, come vengono su. Anche questo su si capisce quando, sì, tagliolino la, come viene su, la pasta come sale, no? È pronto. Il tagliolino è pronto. Andiamo a scolare. Andiamo a saltare i nostri tagliolini. Sono già pronti per essere impiattati. E direi, okay, di concludere con un buon appetito, giusto? Certamente. Anche questa portata si può benissimo sposare con un ottimo vino bianco. Sempre delle nostre colline. Esatto. Immancabile. E insieme a Ismael vi auguriamo buon appetito. Ciao ciao. Insieme a noi,
gamba, via! Si ricomincia! Balla, balla la mazurca! La mazurca romagnola! Balla, balla, insieme a un saluto dal mare. Tornerai, lo so, nell'incanto di questa riviera. Tornerai perché in Romagna hai lasciato il tuo cuore. Tornerai sul mare, ogni bimba italiana e straniera. Tornerai a cercare sogno d'amor. Tornerai, lo so. Tornerai per me. Tornerà sul mar, ogni bimba italiana è